Benvenuti a Città di Castello, il centro principale dell'Alta Val Tiberina in provincia di Perugia, nell'Umbria settentrionale. Queste sono le mura del compatto centro storico, abbellito di palazzi rinascimentali, che però conserva anche una certa impronta originaria medievale. Un centro ricchissimo che è stato reso importante dalla rinomata famiglia dei Vitelli, che appunto l'hanno impreziosito. Questo bellissimo paese che ci apprestiamo a visitare. La chiesa di San Domenico, edificata nel 300, terminata nel 400, eretta in maniera grandiosa e monumentale, così come erano soliti fare i domenicani, un ordine importantissimo per la chiesa. Città di Castello regala scorci mozzafiato come questo, in cui è facile perdersi nei meandri sottili di una storia silenziosa. È questo il cuore di Città di Castello, Piazza Gabriotti. Come tutte le piazze principali di centri che affondano le loro storie, le loro radici nel Medioevo e nel Rinascimento, ovviamente qui sussistono insieme due esempi di edilizia, quella civile del Palazzo dei Priori, che è uno dei maggiori edifici civili di tutta la regione, e poi quello sacro, l'edificio sacro del Duomo, importantissimo per gli affreschi del Pomarancio e addirittura per un dipinto del Rosso Fiorentino all'interno del suo museo. Sul giardino del Palazzo Vitelli alla Cannoniera, un tempo rinomato per le piante esotiche, dà l'elegantissima facciata ideata da Giorgio Vasari e ornata di graffiti realizzati dal Doceno. All'interno del palazzo ha sede la Pinacoteca Comunale con il celebre gonfalone della Santissima Trinità di Raffaello. Sebbene in piazza Matteotti, il trecentesco ex palazzo del Podestà, presenti forme barocche, sul corso Cavour invece presenta le sue austere forme gotiche. Città di Castello è anche città del contemporaneo, perché ha dato i natali ad Alberto Burri, un grande maestro dell'informale. Un informale che indaga la materia come non mai, indaga la sua fragilità e la sua essenza più pura. E ne riscopre la sua vitalità. Questa è una delle due sedi in cui sono conservate opere del maestro. Sono le collezioni degli ex seccatori del tabacco, tre le sculture che fanno da ingresso a questo tempio del contemporaneo, dove anche lo stesso artista ha voluto curare gli allestimenti per meglio offrire allo spettatore un rapporto ancora più sinergico tra l'artista e l'osservatore. Ed è bello quando uno spazio che prima era industriale, che prima era un seccatoio del tabacco, oggi invece diventa spazio espositivo che accoglie linfa vitale, l'essenza dell'arte di un maestro della materia come Alberto.